Ma la stagione ancora non è andata, deve ancora andare e ci abbiamo da fare ancora altre partite, dobbiamo completare gli ultimi recuperi e comunque credo che sia stata una stagione particolarmente difficile, una stagione che ha messo a dura prova le risorse delle società, una stagione che è stata gestita secondo noi al meglio che si poteva fare. Probabilmente qualcuno potrà dire che si poteva fare ancora meglio. Domanda a questo punto è d'obbligo, visto la sorte dei playout, si può prevedere sorte simile anche per i playoff, cioè la non disputa? Allora, io la ringrazio per questa domanda perché mi permette pubblicamente di smentire chi fino a ieri ha sostenuto su alcuni media, su alcuni giornali, su alcuni siti web che i playoff non si debbano fare. Innanzitutto ricordo a tutti, ma primo fra tutti a me stesso, che i playoff sono stati deliberati in assemblea, è stato fatto un comunicato ufficiale che stabilisce quelle che sono le modalità. Nella prossima settimana molto probabilmente usciranno i regolamenti delle graduatorie, della formazione delle graduatorie dei playoff, per cui utilizzando le date disponibili rimaste senza andare oltre determinati periodi del mese di giugno, cercheremo, anche confidando nella situazione assolutamente positiva della pandemia nel nostro paese e nel numero decrescente quotidiano dei contagi, di poter portare a termine anche questa appendice al campionato. Noi avevamo la necessità di riequilibrare un discorso di promozioni in numero inferiore che provengono dall'eccellenza. Per cui penalizzare ulteriormente le squadre facendoli disputare i play-out e poi comunicando dopo la fine dei play-out un'eventuale riduzione delle retrocessioni sicuramente andava in assoluta violazione dei regolamenti. Farlo prima di quando è stato fatto avrebbe probabilmente accentuato questo eventuale disagio. Purtroppo nella vita e nelle decisioni da prendere ci sono i pro e i contro. Nella valutazione che è stata fatta complessivamente, condivisa dal Consiglio federale, è stata individuata quel limite temporale oltre il quale non si poteva andare e in ogni caso ha salvaguardato le gare che riguardano anche le posizioni dell'alta classifica.